Cominciai a guardare gli astrattisti, cominciai a Magnelli, Mirò, sa, ma ci sono tanti, insomma. Piano piano. E cominciai a... qui sono... già i paesaggi erano quasi una sintesi, quasi un'astrazione, no? Per poi Certo. arrivare... toccai anche un po' il cubismo, Sì. toccare... insomma, uno per migliorare, fino ad arrivare all'astrazione concreta. Concretismo proprio che... Ecco, vedete queste. Questo in che anni quindi già iniziato a fare? 72-75, fino al 75, verso il 76 ho cominciato a fare sperimentazione. Allora, vieni, vieni. Ecco, vedete, queste sono del Sì. 75. Ecco, queste sono tutte cose che io conservo perché, insomma, Certo, fa parte, sì. sono le cose primarie che uno ci tiene e che conta di tenere. Ecco, qui cominciano le sperimentazioni. Sono delle tele che preparate con diversi mani di colore, diciamo, no? E poi intervenivo con una fiamma dietro, si gonfiava e ottenevo quello che volevo, insomma, cose così. Ma sono rimasti sempre un po' nel dimenticatoio, perché poi la sperimentazione di un pittore Certo. sono cose proprie. Sì. Ecco, quanto è influita le sue origini pugliesi? Quanto hanno influito in quest'arte? Ma è poco perché noi abbiamo perso papà che eravamo giovanissimi, io già a 11 anni ero già a Roma nel 49-50 e si può dire che la mia formazione è stata più romana che pugliese, diciamo. Certo. Poi tornavo raramente anche perché tornavamo perché avevamo un fratello ancora il grande, ogni tanto si tornava, ma non perché io mi sono sentito più pugliese negli ultimi anni. Ha recuperato quindi un Sì, po' ho le sue recuperato. radici. Ecco, questo è un altro periodo che io chiamo nebulose. E questo ha avuto un grosso successo, no? Sono sempre cose che mi appartengono. Queste come le ha create, diciamo, da... Questi sono dei pennarelli un po' indelebili, sono su carta e su tela. Beh, un po' c'era il nostro D'Orazio che ha fatto i reticoli, no? Io mi rifeci un po' a lui perché i reticoli sono del 60, 59, 60. E poi c'è stato il periodo delle evocazioni. Evocare un'immagine, evocare un colore, cioè è molto importante, anche un'immagine. Ecco, a volte ero quasi concreto nell'immagine, perché questa è una natura morta, si vede, Sì. no? Evocare un qualcosa. Quasi come se fosse un sogno, un Sì, po'. infatti guarda, questo è un Sì. paesaggio, no? Io amavo il paesaggio. Quindi con quell'offuscatura che dà Sì, l'idea sì. della E vocazione. Sì. difatti con questo periodo, io siccome sento, penso di essere un pittore, mi piacciono i pennelli proprio, no? Certo. Allora dopo questi tre periodi sono tornato alla pittura. La pittura che era questa poi, ha un concretismo più maturato, più sentito, più analitico. E difatti poi ho fatto, ma facevo acquarelli, tempere, di tutto ho fatto. Perché c'è sempre una ricerca interiore che ti dice non è la tua Certo. strada. E la strada che cercavo è successo un giorno che andavo a vedere una mostra di divisionisti, fra i quali Segantini, De Loga, tutti i divisionisti, per poi arrivare ai futuristi, no? Difatti è la tecnica del divisionismo. Boccioni, Balla si sono impadroniti di tutta questa tecnica. Beh, io feci uno studio e capisco che nessuno più ha preso questa tecnica in mano. Dico, ma che strano, ci faccio proprio uno studio e vedo che non c'è più niente dietro. Dico, strano. Allora ho cominciato a studiarla io questa tecnica. Dopo quasi un anno di sperimentazioni arrivo a quello che è l'ultimo mio modo d'essere, diciamo, no? Quindi l'ha fatta sua Ecco, questa tecnica, diciamo. sì. Se Non ne... solo fa, ma è proprio diventata mia perché poi lo studio mi ha portato a esasperare questa tecnica. Che prima vedi com'era sgraziata, riusciva a fare una grata sotto, poi dipingerla, e non è stato facile. Non è stato facile. Ecco, poi quando arrivo a queste cose, per me era già fatta. Questi sono i quadri del 63, dipinti a Parigi. Dipinti,
questi sono i quali io poi ormai sono dei collezionisti. Quasi l'80% è tutta roba mia. Sì, sì. Io conservo molto del mio lavoro, ma sono quadri anche grandi, eh. Questi sono quadri di un metro per. Questo è 1,50 m x 2 m. Omaggio al Klimt. Comunque lui ha iniziato a dipingere a 15, 17 anni, oggi ha 78 anni, certo. Ha fatto solo quello, solo il pennello conosce. Ah sì sì, ecco, questi sono i quadri che io poi tengo maggiormente. Ci sono quadri che sono stati in Cina, questa è stata alla Biennale di Pechino. Qui. A Shanghai. Shanghai, ho fatto. Questi sono i miei gioielli, diciamo, ecco. Una sera con Wagner. Russia, Nuova Delhi, insomma, è stato portato varie ovunque, insomma. E questi poi nasce così, si è sviluppato dunque dall'86, sono quasi 25 anni di questo lavoro. Che, quindi è l'ultima tecnica che ha sviluppato. Sì, 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 sì. Beh, non penso di cambiare perché... Certo. Non si può cambiare quando si trova veramente la propria personalità, il sì. proprio modo di... Anche perché ti dà facoltà di interagire in uno spazio che puoi inventare qualunque cosa. Non è che sei obbligato al soggetto. Io quando inizio mi dico, ma tu come fai? Io so che non so dove, come parto e dove arrivo. Certo. Non è mai fatto su quadri. Ecco, vedi, questo è un quadro di 1,50 m x 2 m. Io ho fatto quadri anche di 3 m che ci ho messo un anno. Tante volte dico, ma lei l'ha fatto in macchina questa, se lei guarda questo quadro, guardi che cosa c'è dentro. È proprio minuzioso come lavoro. Sì, 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 sì. Assolutamente. Sia tecnicamente che visivamente proprio. No, no. Le persone che chiedono, ma è fatto a mano o è fatto in mano? A volte non si vede nella stampa, ma qui ci sono decine di colori. Perché io lavoro con un pennello chiamato lingua di gatto, Martora, e viene tutto appunto, ma ci vogliono mesi per fare un quadro del genere. Sì. Qui ci sono quasi 60 anni di lavoro, questo catalogo. Sì. Non so dove iniziamo. Questo è stato in 3 paesi, Mosca, poi è andato a Nuova Delhi e poi andò a New York, mi sembra. Questa è qui, insomma, c'è una parte di questi anche qui. C'è tutto un mondo da scoprire. Certo. Bene, quindi lei sta, diciamo, girando un po' l'Europa. Ma proprio insieme con uno scultore molto importante italiano abbiamo fatto quasi 10 città del mondo. Allora, ho iniziato da Nuova Delhi, poi Mosca, prima le città cinesi. Pechino, Cantò e Shanghai. Poi sono stato dunque New York, Los Angeles, Toronto. L'ultimo l'abbiamo fatto in Corea, a Seoul, dove ho venduto 3 quadri. A New York ho venduto, anche in Cina, in Giappone. Sono stato in un museo in Giappone. E insomma è stata abbastanza importante girare, conoscere il mondo.